Lunedì 30 aprile dalle 18 torna l'appuntamento con Aspettando il primo maggio. Quest'anno quali sono le novità? Allora, quest'anno è l'ottava edizione di Aspettando il primo maggio. La novità più importante è sicuramente la location. Infatti il concerto si terrà al nuovo stadio comunale di Piano d'Accio e non più alla Villeroi. E poi ovviamente il cast che si rinnova come ogni anno. Quest'anno abbiamo deciso di aprire le porte alla scena indipendente italiana e quindi abbiamo i gruppi più forti al momento di questo della scena musicale italiana, come il Teatro degli Orrori, l'Izen Circus, Nada, la Toys Orchestra, e inoltre abbiamo anche una media partnership con Radio Delta 1 che seguirà in diretta l'evento, che verrà anche presentato dai loro speaker che animeranno anche il backstage, il palco, quindi saranno anche momenti molto interattivi e divertenti, che ha attivato un contest dal titolo Saranno Calibri e che ha permesso alle due band vincitrici, ovvero i Sikabel e Voinen, di partecipare insieme ai Big a questo grande festival. Ricordiamo che abbiamo messo a disposizione un servizio bus navette per raggiungere la location. Le navette partiranno da Piazzale San Francesco e poi anche al ritorno, ovviamente. E poi quest'anno abbiamo attivato una convenzione per tutti gli universitari, ci sarà uno sconto del 20% sul biglietto d'ingresso. E poi abbiamo anche attivato una convenzione con un sito di carpooling per poter raggiungere Teramo. Comunque tutte le novità e le informazioni le trovate sul nostro sito www.aspettandoilprimomaggio.it.